In centro storico, a ridosso di Porta Leoni, sorgerà un parcheggio al posto del complesso residenziale ATAR, che oggi giace nell'abbandono. Al comune anche l'edificio di Preturo, che oggi è la nuova scuola. Il sindaco Pierluigi Biondi, con una card sul suo profilo Facebook, ha mostrato come è oggi il complesso di case e come sarà. Si tratta di uno schema di accordo con l'ATAR per la permuta di alcune unità immobiliari considerate strategiche per la città. Sarà il consiglio comunale, però, a dare l'ultima parola. Il complesso di case ATAR a ridosso di Porta Leoni, che affaccia su San Bernardino, è stato danneggiato dal sisma. Al suo posto, come si diceva, ci sarà un parcheggio pubblico che rientra anche nel progetto di riqualificazione dell'intera area. Tra l'altro, appena saranno fatti i lavori, nell'edificio di fronte alle case andrà il nucleo dei carabinieri, che si occupa della tutela del patrimonio artistico, che da un mesetto è in una sede provvisoria nel capoluogo. Il progetto del parcheggio è stato ammesso dal CIPE a una prima tranche di finanziamento di 400.000 euro, a valere su un importo complessivo di 4 milioni di euro. Considerando anche la scuola di Preturo, la stima di entrambi gli immobili è di 17 milioni di euro. Il comune darà all'ATAR fabbricati di sua proprietà dello stesso valore, tra quelli ceduti dai proprietari per alloggi equivalenti. L'area dove sorgerà il parcheggio è strategica, proprio perché a pochi passi dal centro storico. Il piano di riqualificazione di Porta Leoni, inoltre, cambierà volto alla città, andando incontro anche alle esigenze di cittadini e commercianti. Sarà necessario dotare la città di una rete di parcheggi di prossimità. Porta Leoni è una di quelle. In particolar modo lavoreremo su due step. Il primo lotto sarà quello appunto di fare un parcheggio a raso. Contestualmente si lavorerà anche sul parcheggio interrato, quindi sul progetto più ampio, più lungo, però nel frattempo daremo un'immediata risposta. Dopodiché nei prossimi giorni cercheremo anche di chiudere tutta la fase amministrativa relativa alla riattivazione del Tapirulan e alla creazione del collegamento fra il mega parcheggio e Viale Rendina, in maniera tale da consentire un utilizzo pieno anche dei circa 700 stalli del terminal Natali, con collegamento quindi sia su Viale Rendina sia su Piazza Duomo.